was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Amici, per PS Production oggi non ci occupiamo di rock come ieri, ma ci occupiamo di una cosa importante. Ci occupiamo di che cosa? Di lavoro, perché sinceramente è una cosa molto ma molto ma molto importante e che mi riempie di orgoglio anche per il fatto che siamo stati contattati per essere presenti a questa cerimonia di premiazione dell'ingegner Bono della Fincantieri con la presenza di tutta l'autorità cittadina, perché posso dirlo col cuore leggero, ci sarà lavoro per tutta la città fino al 2020, forse addirittura fino al 2025. Per PS Production seguiteci, ne vedrete delle belle, ma questa volta belle e serie. Grazie. Signor Sindaco, posso disturbare, scusi, No, no, conoscete? Sì, Don Colombelli, è stato mio studente. Don Colombelli, come? È stato mio studente. Ah, davvero? Com'era il signor sindaco da professore? Com'era? Ottimo professore. Questa qua se l'è giocata. No, me la gioco perché è così. Sì, poi... era severo? No. È che in italiano non è mai stato il mio forte, quindi... Metteva una pezza. Signor Sindaco, la disturbo velocissimamente e poi la lascio andare. Bella giornata di Sestri, siamo riusciti a strappare lavoro, la cosa che conta di me. Questo è importante, il fatto che il cantiere di Sestri, della Fincantieri, che è un grande parte dell'industria della nostra città, abbia lavoro per alcuni anni, è una notizia che riempie di soddisfazione, molto positiva. Qualche cosa a breve che ci promette il nostro sindaco? Qualche cosa a breve? Sempre sul lavoro, qualcosa che tiene nel cassetto? No, ci sono tante cose che devono uscire dai cassetti, che stiamo facendo uscire dai cassetti, ad esempio il lavoro perché il blueprint di Renzo Piano sia messo sui binari per partire. Poi abbiamo, ecco, i lavori che si stanno facendo, che sono importanti, a Sestri, sul Chiaravagna, per la messa in sicurezza del Chiaravagna. Devono partire dei lavori alle fonderie di Multedo e poi ricordo i grandi lavori che sono nel bacino del Bisagno, scolmatore del Ferrigiano, rifacimento della copertura del Bisagno, che sono dei cantieri dove lavorano delle persone per mettere in sicurezza la città. La ringrazio, signor Sindaco. Grazie. Buonasera a tutti. Siamo qua oggi per Sesto Ponente, è un giorno molto importante, anche per tutta Genova. Siamo qua in ricordo di un giorno, cioè nel 2011, il 27 maggio 2011, per la prima volta in Italia due associazioni di lavoratori, operai e commercianti, si sono unite per scendere in piazza. Non si sente, siamo purtroppo, scusate, abbiamo costruito tutto questo in breve tempo e succedono questi problemi tecnici. Siete meglio così? Un po' meglio? Non vorrei che distruggessi. E tutto questo perché grazie a questo sforzo di queste due associazioni lavoratori, commercianti e operai, si sono ottenuti dei risultati. Tutto questo succedeva il 27 maggio del 2011, siamo scesi in piazza tutti quanti, grazie a questo grosso sciopero, questa grossa manifestazione che ne ha fatto parte anche autotrasportatori e altre 90, diciamo, etichette della Confcommercio, e grazie ai nostri amministratori, e grazie al dottor Bono, amministratore delegato della Fincantieri, oggi siamo qui per raccontarvi una storia che è andata a buon fine, e cioè il nostro cantiere riesce ad andare avanti. Adesso non tocca a me entrare in merito nei dettagli degli appalti del Fincantiere, lascio la parola immediatamente al nostro sindaco, il dottor Marco Doglia, e vi ringrazio per questa giornata. Grazie. Sì. Allora, grazie a tutti voi, grazie agli organizzatori
di questo incontro significativo, perché ci consente proprio di ricordare ancora una volta e di vivere alcuni aspetti importanti della nostra città e di Sestri. Il primo, grazie alla presenza del dottor Bono, di tante persone che vivono, lavorano nel cantiere o che hanno lavorato nel cantiere, l'importanza del cantiere navale a Sestri Ponente, un pezzo della nostra industria di ieri, di oggi e anche di domani, perché è un cantiere che continuerà a lavorare e continuerà a essere proprio uno dei cuori pulsanti di Sestri Ponente. Poi ancora, io voglio sottolineare il legame che c'è tra una fabbrica e un territorio che ha un tessuto commerciale vivo, vitale, Via Sestri ne è un esempio, un territorio che noi siamo impegnati a riqualificare. I lavori che si sono conclusi in questa piazza, in Piazza Tazzoli, ne sono un esempio. Un territorio che noi siamo impegnati a difendere dai rischi che sono ben noti agli abitanti di Sestri del dissesto idrogeologico. I lavori che si fanno sul Chiaravagna, i lavori che si fanno sul Molinassi ne sono un esempio. Quindi abbiamo un cuore pulsante che è una fabbrica, non è l'unica per fortuna, ma è la fabbrica più storica, più importante, più simbolica di Sestri. Abbiamo un cuore pulsante urbano che è rappresentato da Via Sestri, da queste piazze. Abbiamo un impegno a tutelare il territorio di Sestri e mi fa molto piacere poter sottolineare questi aspetti che vedranno tutti noi, coloro che lavorano nell'industria, coloro che lavorano nel commercio, coloro che lavorano nell'amministrazione, impegnati per costruire il futuro di Sestri ma anche il futuro di Genova. Grazie. Onorevole, allora, qui finalmente si parla di lavoro, addirittura pare 2020-2025, ci voleva, c'è sì. Stata una lotta ma ci voleva. Diciamo che siamo di nuovo a Sestri Ponente, ma stavolta non con le barricate, appunto, ma in una giornata di festa, quindi basterebbero queste parole per chiuderla qua. No, è importante il riconoscimento. Ci dia un po' di importanza. No, scherzo. È importante il riconoscimento che oggi il sindaco, la città ha voluto dare sia a Carlo Castellano, che conoscevamo per certo, l'impegno, ma anche a Bono, perché Fincantieri è tanto per l'Italia, è tanto per la Liguria, è tanto per Genova. Testardamente negli anni 80 si fecero delle battaglie per non far chiudere il cantiere, abbiamo avuto anche momenti di discussione e tensione anche col gruppo dirigente, con Bono, per quanto riguarda la sono stati dei brutti momenti anche perché la crisi internazionale ha fatto sì che c'erano meno ordini, però ecco, le capacità dei dirigenti di Fincantieri di traguardare il mercato nei momenti di difficoltà, la capacità dei lavoratori di combattere e anche sopportare sacrifici, perché la cassa integrazione è un sacrificio, fanno sì che oggi siamo qua a parlare delle prospettive. Prospettive con gli ordini attuali che vedono carichi di lavoro sui cantieri liguri e anche sul ribaltamento a mare, che fa passi decisi in maniera tale che il cantiere di Sestri non solo sopravviverà, ma sarà in grado di costruire navi più grandi, che oggi sono la dimensione che il mercato ci richiede. Quindi una la giornata di festa. Però io, che sono un po' cattivello, non parlo solo di Sestri, perché Genova è grande. Bene. Qualche novità per altri quartieri, per altre cose in previsione? Ma diciamo che da questo punto di vista è importante guardare cosa capita ancora a Erzelli, dove ci sono investimenti significativi, c'è IT che cresce, queste iniziative nuove su ricerca volute dal governo possono aiutare ancora a crescere la nuova tecnologia. Bisogna guardare a Cornigliano con più preoccupazione, se dobbiamo essere non bravi, no, ma sinceri. Bisogna essere giusti. Bisogna essere sinceri. Gli ultimi gli obiettivi militari. Il primo obiettivo fu riconquistare le fabbriche, farsi consegnare dai tedeschi i piani di minamento per poter sminare le nostre fabbriche e mantenerle nel futuro. La nostra identità è un tutt'uno con il lavoro. Presidente, una bella giornata, Sestri rivive, ci voleva. Sì, ci voleva ed è l'occasione anche per ribadire, come farò tra breve se mi sarà richiesto un saluto. E un intervento dal palco, per ribadire il fatto che noi qua le navi le costruiamo da
200 anni. Al dottor Bono. Forse qualcuno si era dimenticato? No, non credo che questo sia stato dimenticato da nessuno, però insomma in un momento così di orgoglio cittadino, e quando dico cittadino in maniera particolare dico cittadino sestrese, ricordarlo almeno tra di noi che costruiamo navi da 200 anni non guasta. Io l'ho anticipato poco fa al dottor Bono, che ho incontrato a Tursi perché c'è stato un incontro informale prima della cerimonia di conferimento del grifo, e lo ricorderò, ripeto, tra poco. Quindi noi ringraziamo sinceramente di cuore il dottor Bono perché ha la sua capacità manageriale ha consentito di gestire i cantieri in modo tale che non ci fossero, diciamo, chiusure aziendali nei singoli siti produttivi per quanto ci riguarda Sestri Ponente, un'acquisizione di fette di mercato in un momento difficile peraltro di crisi internazionale, quindi grandi capacità imprenditoriali di cui noi siamo grati e riconoscenti. Però ritengo che sia importante in questa sede, in questo contesto, ricordare che tutto questo è possibile anche e soprattutto perché noi qua abbiamo delle competenze, delle capacità, delle professionalità che sono riconosciute in tutto il mondo. Io a Tursi, quando ho salutato appunto qualche ora fa il dottor Bono, ho ricordato che per quanto mi riguarda, da bambino, abitando a poche centinaia di metri in linea d'aria dal cantiere, la mia vita era scandita dai ritmi della sirena. Mi svegliavo al mattino quando c'era la sirena delle 8:20, poi andavo a scuola, accendevo la televisione alle 17 perché sapevo che quella era l'ora, pur non conoscendo ancora i meccanismi dell'orologio, ma la sirena dei cantieri mi ricordava che quella era l'ora in cui, accendendo la televisione, avremmo visto la TV dei ragazzi, oppure avremmo visto Non è mai troppo tardi. Ecco, quindi fa parte del nostro DNA di sestresi. Se la produzione a Sestri riprende grazie alle scelte imprenditoriali del management, ma è anche grazie alla grande capacità di chi ha costruito la Michelangelo, la Raffaello, e di chi l'ha vista costruire affacciandosi dal poggiolo. Perfetto, però io le volevo fare una domanda cattivella, l'ho fatta a tutti e ora tocca anche a lei. Ieri ci siamo permessi di fare un piccolo sondaggio sul discorso dell'ospedale di Sestri. Volevo sentire il suo parere. Assolutamente sì, io sull'ospedale di Sestri mi sono già espresso, sollecitato da un suo collega peraltro, che mi ha intervistato chiedendomi che cosa ne pensavo dell'ennesimo ipotetico trasferimento di servizi e di reparti da Sestri ad altro presidio ospedaliero. Pare che neurologia e otorino. Esattamente, al termine di questa intervista, quando poi il suo collega, che adesso non cito per ragioni ovviamente di non concorrenzialità, quando il suo collega al termine della intervista mi ha anche chiesto: mi scusi presidente, ma lei è stato informato dalla ASL di questo? Gli ho detto: assolutamente no, io ne sento parlare per la prima volta da lei. E quindi questo rende ancora più inaccettabile un ipotetico trasferimento di servizi che non venga in qualche modo discusso nelle sedi competenti e anche con i portatori di interesse quali possiamo essere noi. Che cosa intendiamo fare? Allora, ci sono tutta una serie di passaggi di tipo istituzionale che io credo che nel nostro ruolo di soggetti delle istituzioni dobbiamo necessariamente percorrere. Il primo in ordine di tempo è la riunione di lunedì prossimo, conferenza dei sindaci della ASL, a cui partecipiamo anche noi presidenti del municipio, perché con una riforma che è stata voluta dalla giunta comunale, dall'assessore Fracassi, da 2 anni a questa parte ne facciamo parte anche noi, in cui porrò la questione dell'ospedale del Ponente. I passaggi istituzionali sono doverosi e poi vedremo, perché la popolazione di Sestri ha in questi ormai direi 8-10 anni, ricordo che se ne parlava per la prima volta nel 2006-2007, in questi anni ha anche accettato, diciamo così, per usare un termine eufemistico, o per operazioni di razionalizzazione, per usare un termine eufemistico, nella prospettiva di avere l'ospedale del Ponente. Però a questo punto bisogna innanzitutto sapere se questa è una prospettiva reale. Certo. Ci devono dire con chiarezza se l'ospedale del Ponente si farà effettivamente anziché no. Certo. Non possiamo più attendere, perché oltretutto noi qua come municipio siamo penalizzati 2 volte. Primo, perché non abbiamo un presidio ospedaliero degno di questo nome. Secondo, perché siccome uno dei siti ipotetici in cui si farà o si potrà fare l'ospedale del Ponente è Villa Bombrini a Cornigliano, la riqualificazione a Villa Cornigliano non è stata fatta in attesa che si decida quale sarà l'ubicazione del... Quindi prima di tutto ci devono dire se si farà e dove, e con un cronoprogramma certo l'ospedale del Ponente. Dopodiché, fino a quando non ci sarà l'ospedale del Ponente, ulteriori razionalizzazioni che non siano effettivamente tali, ma nel senso più nobile del termine, non saremo disposti ad accettarli.
Presidente, la ringrazio. Grazie a lei. Ha parato benissimo. Grazie a lei. Grazie, grazie. Grazie, grazie Riccardo, grazie Agostino, grazie al CIV, grazie a tutti i commercianti che hanno organizzato questo momento. Io ho anticipato un po' al dottor Bono, quando ci siamo visti qualche ora fa a Tursi, quello che avrei detto in questa sede, ma mi fa piacere ripeterlo in maniera più compiuta, in maniera ufficiale. Noi lo ringraziamo di cuore perché ha dimostrato una grande capacità imprenditoriale, perché ha saputo tenere in piedi i cantieri di Fincantieri, compreso il nostro, in un momento di crisi internazionale. Lo ringraziamo perché, come ha detto nel momento in cui gli veniva conferito il grifo, ha ristrutturato ma ha mantenuto un tessuto produttivo che costituisce, soprattutto per noi, parte integrante della nostra storia. Però, e non è un però disgiuntivo, è un'aggiunta, è una valorizzazione a quanto detto finora, però è anche vero che questo è un momento di orgoglio nostro, di orgoglio cittadino, perché noi siamo consapevoli di saper costruire navi e di saperle costruire bene da 200 anni. E quindi, se tutto questo è stato possibile, lo si deve anche ad una cultura operaia e di fabbricazione delle navi, che qui a Sestri è un tutt'uno con la nostra cultura e la nostra identità civica. Mi permettevo a Tursi di ricordare alcune cose che, voglio dire, hanno caratterizzato la mia infanzia. Io abitavo e abito tuttora a poche decine di metri in linea d'aria dai cantieri e da fanciullo avevo la vita scandita dalla sirena dei cantieri. Non sapevo ancora leggere l'orologio, ma capivo qual era l'ora di andare a scuola, qual era l'ora di accendere la televisione, perché iniziava a quei tempi, non è mai troppo tardi, o la TV dei ragazzi. In occasione di Jesus Christ la settimana scorsa, la settimana scorsa, non mi ricordo più. Ora ci vediamo per un avvenimento importante, anche quello era importante, ma questo è importante perché riguarda tutta la delegazione. Finalmente si tira un respiro di sollievo. Ci sono delle assonanze. Intanto è un fatto culturale anche quello di oggi, certo. Perché la cultura di questa parte di città, del Ponente, è una cultura che ha la sua identità nel lavoro, e oggi festeggiamo il fatto che si continua ad avere lavoro qua a Sestri. E l'altro momento di vicinanza è il fatto della solidarietà, perché noi qua siamo tornati, abbiamo chiesto a Bono di venire, all'amministratore delegato di Fincantieri, perché in questa piazza c'è stata una manifestazione in difesa della vita del cantiere, della continuità lavorativa del cantiere, che ha visto insieme tutti, belli e brutti, destra e sinistra, i commercianti, gli artigiani, i lavoratori del cantiere, perché comunque, come dire, la coscienza da parte della città di Sestri del fatto che il cantiere rappresenta lavoro, quindi rappresenta la ricchezza, cioè la vita di tutta la città, era presente, si è manifestata in un incontro di grande solidarietà. Oggi abbiamo da parte di Bono una buona notizia, che è quella che per un bel po' di anni ancora c'è lavoro. Così, perché tanti magari non hanno seguito questa notizia, che è importantissima. Pare che ci sia lavoro fino a oltre il 2020. La cosa che ha detto oggi, anche quando abbiamo dato questa inefficienza di fronte ai sindacati, al municipio, è proprio quella che c'è un lavoro per i prossimi fino al 2020 sicuro. Perché sono navi che sono già ordinate, ma che il lavoro traguarda il 2025-26, perché hanno già in piedi i progetti e le trattative in corso per altre navi che verranno costruite anche qua a Sestri, un sistema Fincantieri ormai che ha più cantieri in Italia, ma Sestri continua ad essere un cantiere di grande importanza. L'altro ragionamento importante che va fatto, ed è stato fatto nei confronti del sindacato, è: cominciamo a gestire insieme con il lavoro anche, come dire, il fatto che per essere competitivi bisognerà avere tempi, qualità, e bisogna rinverdire, secondo me, una tradizione che è tipica del cantiere di Sestri, che ha visto un mondo del lavoro capace di difendere la
la produzione, la fabbrica, insomma, qua siamo vicini al 25 aprile, quando sono scesi i partigiani a Sestri due giorni prima del 25 aprile, la sera erano a occupare il cantiere perché volevano difendere il posto di lavoro di domani. Certo, la ringrazio. Grazie a voi. Presidente Odone, siamo qua. Allora, abbiamo sentito il vice sindaco, tutti contenti, una bella cosa, anche i commercianti hanno voluto essere presenti anche perché fanno parte del tessuto sociale. Ma non solo, ma forse non vi ricordate più, ma i commercianti genovesi fecero un grande sciopero con 7.000 persone proprio perché non chiudesse alla Fincantieri di Sesti Ponente. Fu un grande successo e poi era un po' un fatto nuovo che i commercianti si occupassero del lavoro. Il fatto è che una città come Genova, che aveva 816.000 abitanti, nel 71 a forza perdi un pezzo, perdi l'altro, siamo a 5,90. Oggi il lavoro per i giovani, e non solo per i giovani, è un grosso problema. Sì, il lavoro è diventato una cosa difficilissima, un miracolo. Sia per giovani ma anche per meno però giovani. È un miracolo anche oggi, quindi bene è stato aver lottato per tenerlo aperto, perché adesso per un po' di anni un po' di lavoro c'è. Sì, ora e si poi parla del 2020, addirittura 2025. Stupendo, e soprattutto quello che c'è di bello, che il saper fare di Sestri Ponente è veramente straordinario, cioè c'è una capacità di fare alta tecnologia, mantenere le tradizioni e soprattutto una storia cantieristica che ha centinaia d'anni. E beh, sicuramente è famosa in tutto il mondo per questo. Ma sì, figuriamoci le grandi navi italiane, il lusso dell'Italia, ancora adesso viviamo di allora. Questa è l'Andrea Doria, e la Cristoforo Colombo, la Raffaello, tutte cose che sono nate in Italia, che hanno portato il nome dell'Italia, e ancora in parte viviamo di questi bei ricordi. Ma poi c'è un'Italia che rinasce, parliamo per esempio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, certo. Che è forse il fiore all'occhiello della Genova nuova, e che fa anche pensare che l'università deve formare tecnici, periti, ingegneri, scienziati, ricercatori, perché si va in quella direzione. Presidente, le posso fare una domanda cattiva? Un po' cattiva. Io sono abituato a fare un po' l'avvocato del diavolo. I turisti, diciamo quelli che vengono a visitare la città, i croceristi, si lamentano spesso perché quando vanno in giro per l'acquario o le zone, diciamo, di preso dalla città, trovano tanti negozi chiusi. Sì, vogliamo dire qualcosa a questi visitatori? Ma volentieri, ne abbiamo proprio parlato in questi giorni. Intanto ricordiamoci di questo, che il turismo a Genova è un gran successo. Certo. Che vuol dire che, se ce lo ricordiamo 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, lì non c'era manco un buco aperto. Adesso vedevo bar, ristoranti, funzionano. Anche il primo maggio sarà un po' più duro, perché il primo maggio, primo maggio. Il 25 aprile no, e quindi anche da quel punto di vista la questione dei negozi, c'è una questione anche di sindacale, di contratti di lavoro, con un fatto che la città comunque in settori ben precisi deve, probabilmente in occasioni particolari, quando si sa che è piena, vedi i Rolly Days 90.000 persone, ma metà erano genovesi, metà sono venuti da fuori. Questo vuol dire che se ci sono i negozi aperti, volendo, le cose si fanno, la gente viene. Volendo no, se sono i musei aperti, le chiese, la gente viene, e se la gente viene uno può anche aprire e magari illuminare la strada, renderla più bella, magari sapendo che non lavorerà granché, ma lo fa per spirito di promozione della città. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie a lei. La parola al Presidente della Camera di Commercio, dottor Paolo Donega. Beh, grazie mille. Quando abbiamo saputo che nella logica, che c'era una logica per cui Fincantieri avrebbe probabilmente chiuso Sestri, noi commercianti abbiamo telefonato ai sindacati e abbiamo detto che non ce lo potevamo più permettere, nel senso che il lavoro crea lavoro, e a forza di perdere pezzi questa città, lo ricordo, sta migliorando, sta ritornando a crescere, però è passata da 816.000 abitanti nel 71 che vivevano di fabbriche, e siamo passati a 590.000 con 100.000 immigrati. Non potevamo perderla. Abbiamo anche rischiato, ci abbiamo messo la faccia,
però siamo contentissimi, eravamo 7.000 fra commercianti di Genova di tutte le qualità, commercianti di Sestri, abitanti di Sestri, operai quelli storici con le lacrime agli occhi. Oggi io credo che sia un miracolo. Grazie. Nei prossimi giorni ci soffermeremo in più di un'occasione. I nostri partigiani. È la sua giornata oggi, meritatissima. Tra l'altro devo stringere la mano perché lei è veramente un grande. Allora, non importa. Volevo solo chiederle questo. Lei per questa delegazione, per questa città ha fatto tanto. Qualche anno fa non era ben vistissimo. Oggi, però lei ha dimostrato di essere un uomo di parola, un uomo tutto d'un pezzo, ha promesso e ha mantenuto. Beh, io penso che insomma bisogna lasciare lavorare la gente, prima di tutto capire se uno è competente o non è competente. Certo. E poi lasciarla lavorare, insomma, se uno fa gelati, uno va da quello che sa fare i gelati. Certo. Se li sa fare, c'ha la clientela. Se noi non sappiamo sa... fare le navi. E beh, allora lasciate fare, conosciamo il mercato, conosciamo tutto. Invece noi siamo un paese dove ognuno pensa di sapere tutto. Beh, siamo tutti commissari tecnici, no? Bravo. Ingegnere, siamo tutti commissari tecnici. Tutti pensano di sapere tutto. E allora quando tu pensi di sapere, cioè, si diceva al paese mio, che chi pensa di sapere ha finito di imparare, insomma, quindi insomma, e siccome saputo non siamo nessuno, dobbiamo continuare. Certo. Però riassumiamo un po' per chi probabilmente non è avvezza a queste cose. Allora, lei è riuscita a strappare un contratto, si parla fino al 2020-2025. Ma io non solo, io ce ne ho altri 7 di cantieri in Italia. Non parliamo di questo qua. Della no, ma per città, dire che certo, devo strappare anche per tutti gli altri. Sicuramente, speriamo per questo paese. L'abbiamo strappati, quindi insomma noi abbiamo 5-6 anni davanti di lavoro per tutti. Ingegnere, vedo che lei non è molto, le è piace vero. Più lavorare che anche parlare. Anche per Sestri. Però voglio dire, è anche importante che lo sia per tutti quanti gli altri. Certamente, cioè Sestri fa parte di una città che fa parte di una nazione. Esattamente. Se funziona bene la nazione, funziona bene tutto. Esattamente. Vorrei solo dire agli amici sestresi che siamo sempre lì, che il ribaltamento non l'hanno fatto, poi c'avevo ragione io. Ma per quello che l'ho detto che lei è un uomo tutto d'un pezzo, cioè lei non si è fatta intimorire da tutto quello che si diceva, è andata avanti per la sua strada e ha vinto. Complimenti, lavorando, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie al Presidente del Municipio dell'Oponente, adesso Edo Varoso, fa parlare l'amministratore delegato della Fincantieri, il dottor Giuseppe Boni. Ne approfitto prima di farlo parlare, ci permettiamo, grazie a Ilaria Natoli, la Presidente di tutti i CIR Ascom di tutta la Grande Genova, una targa in riconoscenza al dottor Boni, amministratore delegato. Chiaramente offerta dal CIR Ponente e Ascom, grazie. Buonasera a tutti, sono un po' emozionato perché sono nato in un paesino della Calabria e a un certo punto mi sono trovato senza amici. Perché? Perché erano tutti emigrati, giovanissimi. E qui vedo un paese. Il cantiere in inglese si chiama yard, che è una anche la parola è usata anche per descrivere la piazza. E in Fincantieri ho scoperto che il cantiere è la piazza del paese, della città, anche delle città più importanti. Palermo, il cantiere di Palermo è la piazza di Palermo. Quindi è molto di più di quello che pensiamo. E quando si muove il cantiere si muove tutto, perché il cantiere porta ricchezza a tutti, non solo ai commercianti, ma all'industria, a tutti. Quindi dobbiamo muoverlo. Purtroppo l'abbiamo lasciato per anni come era 200 anni fa, forse peggiorandolo pure. Adesso con calma dico, abbiamo il lavoro, non andiamo a incasinare il lavoro che abbiamo, però immaginiamo di poter fare qualche cosa che aiuta. È importante quello che è stato detto dal sindaco del municipio. Noi andremo avanti, i cantieri si salveranno, si
che ci sarà da parte prima di tutto i lavoratori che hanno la capacità di avere, di portare avanti certi mestieri. Ho visto prima un operaio del cantiere, 91 anni, che ha fatto per 40 anni il saldatore. Noi abbiamo bisogno di saldatori e li vogliamo pagare pure bene. Abbiamo bisogno di carpentieri e abbiamo bisogno anche di ingegneri che nascano dal territorio e che si sentano il cantiere come se fosse loro, non come se fosse il capo che sta magari da altre parti, e che, ma che se lo sentono come un fatto loro e lo difendono col lavoro, perché solo il lavoro ci dà questa capacità di essere eccellenti del mondo. Oggi o si è eccellenti o si muore. Teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.